Per comodità, poi voi scegliete come tenervi il lavoro. Io per comodità mi chiudo tutte le parti e inizio a decorarle in questa maniera qua. Quindi faccio prima questa e mi scelgo. Ed ecco qua, ecco qui il nostro amo. Ora vedete questa parte qua, vedete questa parte qua non è venuta, non l'ho decorata perché lo attacchiamo qua. Ok, ora mi prendo la mia parte, questa, la parte più piccola deve stare alla vostra sinistra e ci attacchiamo. Il nostro dovete cercare di vedere bene e qua. Ora ci decoriamo la copertina, quindi abbiamo detto questo andrà da quest'altra parte. Ed ecco qua la nostra copertina. Ora dobbiamo mettere altre cose qui. Io metterò una taschina qua e altre taschine qua. Adesso vi faccio vedere che lo farò con questo, con il cartoncino che io ho fatto vedere all'inizio. Poi ho preso del cartoncino blu, no, color carta da zucchero, vi ricordate? Ho fatto 6 pezzi da 10,5 per 8. Poi dall'ultima carta ho preso un pezzo grande che è 18 18 per 25
due pezzi 14, se ve lo dico, 14 e mezzo per 11 e mezzo. Però l'11 e mezzo è relativa perché poi dopo viene tagliata. L'importante è 14 e mezzo di lunghezza. Ora vi faccio vedere come fare questo tipo di taschina qui. Ci voglio mettere questa. Vedete? Prendiamo il pezzo da 2,5 per 18 e ci mettiamo dalla parte lunga 25, ci facciamo la prima a 9 e ci facciamo un segno 9, 9 la seconda e quello che rimane sarà la nostra chiusura. Quindi facciamo la stessa da quest'altra parte, 9, facciamo un segno e 9, facciamo un altro segno e con un bulino io mi segno la piega. Dobbiamo segnare, fare un centimetro e un centimetro, quindi ci segniamo uno, un centimetro e un altro centimetro, quindi due in totale e facciamo la stessa cosa di qua. Uno e quello lì è due. Facciamo di sotto due, facciamo uno. E la stessa cosa, e tiriamo anche in questo, facciamo i nostri segni con, io li faccio così, potete farlo qui allo scorpal, può farlo con lo scorpal. Facciamo lo stesso di qua e lo stesso qua. Bene, ora pieghiamo uno da una parte e uno dall'altra in modo da fare questa. Poi vediamo questa parte e questo in alto. Ora ci prendiamo le forbici o una taglierina e tagliamo, dobbiamo lasciare solo quella in mezzo, quindi tagliamo i 2 centimetri. Dobbiamo rimanere così. Ora andremo a dare la colla in questa maniera qui e questa verrà questa chiusa così. Io farò i bordi arrotondati, poi andrò a incollarla, gli do il colore anche qui attorno marrone, per adesso questo lo metto da parte. Ora vediamo questo. Questo dobbiamo segnarci a 1,5 cm. Facciamo il nostro segno. Dopo lo andremo a cancellare con la gomma. 1,5 cm. Tiriamo la riga con il nostro bulino per fare il segno della piega. E
dovremo piegarlo in questa maniera, così, e dovremo fare così per tutti gli altri pezzi. Fatto questo, dovremo prendere quello da 14,5 per 11,5 e ci facciamo un centimetro da questa parte e tiriamo. Poi un centimetro da questa parte, dalla parte bassa, e tiriamo. Una volta fatto questo, pieghiamo anche questo, verrà così, e questo verrà messo in uno di questi, però io non lo voglio lasciare così e lo voglio far tagliare per così. Quindi prendo la mia riga, vado da lato a lato anzi no facciamo 2 centimetri di altezza qua e vado da lato a 2 centimetri, ne voglio lasciare un pochettino. Questo per segnarci, pure anche questo, tanto va tagliata. Tagliamo. E facciamo 1 centimetro anche da questa parte di qua, per fare tutto uguale. Segniamo col bulino e pieghiamo. Questa verrà messa su in questo modo qua, così, dopo gli darò un po' di colore e qui ci si potrà mettere delle tag o quello che si vuole. Io adesso vi faccio vedere questo, ma voi potete mettere anche altre tasche in altri fogli. Io adesso vi faccio vedere proprio quello base. Bene, ora farò così anche in questo e farò e piegherò tutti i pezzi come questo e poi dopo ci vediamo come assemblare i pezzi. Bene, siamo quasi arrivati alla fine del nostro progetto. Io ho tagliato le taschine che vi dicevo, poi mi sono tagliata anche un pezzetto che è alto, lo dico subito, è 14,5 per 7,5. 14,5 per 7,5. Che andrà sopra alla bustina così. Poi scusate, ma c'è il mio gatto che vuol giocare. Vieni giù. Poi metterò anche questi due pezzi qua perché mi serve per il fiocchetto. Jerry, per favore, giù. E poi metterò questi due qua per chiudere e vi faccio vedere. Mi farò un cerchietto
Mi raccomando, non buttate mai via tutto quello che è il materiale di scarto, perché poi dopo vi insegnerò a fare anche un'altra cosa col materiale di scarto. Io mi tengo tutto, guardate, sono tutto quello che è venuto tagliato. Ora vi segno il punto dove devo fare il buchetto. Facciamo qua e qua. Bene. E facciamo il buco qui. Mi prendo questa. L'ho sempre presa da Pretty Kit, anzi me l'ha regalata la mia figlia, mi sembra. E vado a fare il buco da questo, quello piccolo. Qua e lo rifacciamo qua. Ora lo facciamo anche con questi due che ho fatto, i due cerchietti. Ecco qua. Ora, prima di mettiamo questo qua, così. Questo qua. Questo qui e lo mettiamo qui. Ora apriamo il nostro taschino. Apriamo il nostro taschino e attacchiamo chiudiamo la nostra tasca, mettiamo a pari ed ecco qua. Poi prendiamo un pezzo di questo cordoncino che avevo detto sempre di Pretty Kid. Questo qui, ne tagliamo un pezzettino e facciamo la chiusura. Così. E facciamo così. Verrà chiuso in questa maniera, così, guardate. Bene, ora iniziamo ad attaccare le nostre. Allora, prima di tutto voglio attaccare questi due lati, quindi siccome gli devo fare la chiusura, ho deciso di metterci questo fiocchetto qua per fare una cosa diversa. Io mi sono fatta la metà e mi attacco, in questo caso gli do la colla per essere più sicura. Non ti muovere dal di lì, eh?
E ne taglio un pezzettino in modo da poter fare poi il fiocchetto. Quindi faremo così. E faccio lo stesso modo da quest'altra parte. Metto la colla e anche di questo tagliamo in modo da fare un fiocchetto così. Bene, ora gli mettiamo questi. In questo caso è sempre meglio mettere un po' di colla liquida. Perché così si fissa meglio. Bene, ora vedete, ho messo il nastrino per fare poi la chiusura e facciamo per ultimo la nostra copertina il dietro. Allora, mettiamo prima questi. Questi vanno messi in questo modo qua, così. Ok? E adesso vi faccio vedere come attaccarli. Prendo la colla, in questo caso potete usare, in questo potete usare anche questo, però io ora lo faccio con la colla. E attacchiamo a pari e lasciamo un pochettino di spazio di qua e un po' di qua dalla piegatura e abbiamo attaccato il primo. Apriamo e prendiamo il secondo. Sempre la colla o il nastro adesivo, quello di prima, va bene. Questo lo attacchiamo a pari a quello sotto, così. E tiriamo su, prendiamo un altro. Quattro, sei. Volendo, ecco, vedete, volendo ce ne sta un altro e ne possiamo benissimo fare un altro. Quindi di questi avevamo detto che ce ne volevano 6, mentre invece ce ne vogliono 7. Ecco qua. E questo è una sorta di album a cascata. Ora mettiamo da quest'altra parte la nostra taschina. Allora, prima attacchiamo
Allora, ho detto prendiamo un pezzo di questo e lo voglio attaccare in questa maniera qua. Vedete, è quasi finito. Ora non ci resta che mettere queste altre due taschine. Io ne ho fatte due, voi potete farne quante volete, potete farle come vi pare. E la voglio mettere una qua. Ed ecco qua il nostro album già finito. Vedete? E questo l'ho chiamato album a foglio. Si apre così, così. Qui adesso dovremo cercare di appiattirli un po', magari con una pieghetta gli diamo la piega bene. Qui abbiamo la bustina. Vedete? Qui si può mettere delle targhette anche qua, poi questo si apre così, così, poi abbiamo detto così e c'è un'altra taschina, così, 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 così e così. E questo è il nostro album a foglio. Vedete? Come ho detto, non ci ho messo tante cose perché mi piace mettere le foto che ci stiano qui, magari ci si mette un bigliettino con scritto qualcosa. Per chiudere, come ho detto, si chiudono prima i due lati, poi o sopra o sotto, non fa differenza dove avete messo voi il disegno se vi piace. Poi prima quello da mezzo centimetro, poi quello da un centimetro. E alla fine quello sotto, quello sopra e questo e questo. E poi gli facciamo il nostro fiocchetto e il gioco è fatto. Io spero di essere stata chiara. Questo è tutto questo materiale, l'ho preso da Pretty Kit. Vi metterò il link nel box dove sono i materiali. Io l'ho fatto con queste carte qua, ma voi potete scegliere quello che vi pare. Io vi metto il materiale che serve. Poi, come vi dicevo prima, però, non buttate via assolutamente nulla degli scarti che tagliate, perché vi voglio insegnare a farvi queste roselline qua. Questa l'ho fatta io con degli scarti, vedete? Che possono sempre servire, quindi non buttate via niente. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Spero che a Sharon e Antonella di Pretty Kit gli piace questo progetto. Poi farò anche l'altro che avevamo fatto, io avevo fatto già vedere l'album. Ringrazio loro per il materiale. Per qualsiasi informazione mettete nel box in fondo oppure mandatemi un'email e ciao al prossimo video.